questi giorni dovevo già lasciare l'abitazione. E a me mi hanno detto soltanto che dovevo uscire. Però non è che mi hanno. Perché per loro quel contratto finiva lì e non si poteva fare soltanto la graduatoria. Nella graduatoria non ci potevo, non ci dovevo, non ci rientravo perché ero troppo basso, non lo so di preciso. E siccome mi hanno detto dovevo andare via. Lo sfratto potrebbe scattare nelle prossime ore. Maurizio Fanetti, disabile al 100%, dipendente del comune di Capolona, aveva ricevuto la comunicazione di lasciare l'immobile dove vive da 4 anni. Il contratto di affitto con cui l'abitazione gli era stata assegnata in via temporanea è scaduto infatti a luglio. L'accordo era stato inizialmente sottoscritto dal comune di Capolona, poi era subentrata Arezzo Casa. Dove stanno i miei? Cioè, non è possibile montare né un montascale perché vado a finire sulla strada. E la casa fa il perimetro della strada, è impossibile ugualmente montarci anche un ascensore, se no l'avrei fatto, non sarei venuto qui. Oppure non starei a dover combattere una cosa quando, se fosse stato possibile, l'avrei fatto da me. Ecco, che ancora un po' di dignità e un po' di rispetto, mi piace averlo e mi piace darlo. Qui a un certo punto mi sembra anche che mi venga tolto, però. Dal comune di Capolona si preferisce non commentare questa vicenda. A quanto ci risulta, si contesta a Maurizio la proprietà di altri immobili da parte dei genitori, dove però lui dice non potrebbe vivere per una serie di difficoltà incompatibili con la sua condizione di disabile. L'amministrazione avrebbe prospettato a Maurizio questa come una delle possibili alternative, ma non è stata trovata una posizione comune, così il contratto è scaduto e in quell'abitazione dovrebbe ora subentrare chi si trova all'inizio della graduatoria per la concessione di una casa popolare. Tu fino all'ultimo ovviamente non lascerai questa abitazione. No, perché o vado in comune dove lavoro, che poi è anche brutto perché probabilmente chiunque a dover combattere con avvocati e stare a dover lavorare nello stesso ente.